simulato sull'argine della stella, venivamo, si comprava la forradina del cemento, poi trovavamo l'arena e cantiere dei muratori, poi si cercavano sassi, pietre da tutte le parti e ci si metteva qui, eravamo su muri proprio, altezze non giganti, eravamo qui, e ci si metteva qui a alzare spallette, perché chi lo sa, forse ci sedevamo qui di impedire alla stella di traboccare, di esondare come dicono oggi. Noi ci curava, era il divertimento, era come fare le cose da grandi, ci faceva sentire, non lo so, grandi, ecco, non bambini. E quindi murare era il divertimento più grande che abbiamo trovato da ragazzi, ma proprio il divertimento più grande. L'argine è stato deviato quando ero militare. Quest'argine qui era sostituito dalle case che ci sono là. Marcello Scuffi è nato qui, tra un pugno di case del borgo di Catena, a pochi chilometri da Pistoia, in Toscana. Era il 25 settembre del 1948 e il comune era quello di Tizzana, oggi Quarrata, al tempo importante centro manifatturiero per l'industria delle poltrone e dei divani. Bambino disegnavo, era bravo a disegnare. Disegnavo uomini con la barba e cavalli. La passione per il disegno è precoce. Quando pioveva o faceva freddo, i ragazzini non potevano andare a giocare con il cemento sull'argine del torrente Stella. Si restava in casa e Scuffi disegnava sui fogli di carta celestina, che si chiamava carta da zucchero. Aveva 10-11 anni. C'era un uomo, si chiamava Raffaello del Carraio lo chiamavano, perché faceva i barrocci per i cavalli e sapeva disegnare cavalli. E me l'ha disegnato uno in terra dove mio padre e mia madre lavoravano, con il gesso per segnare gli alberi. E io ho cominciato a disegnare cavalli per lui. Invece gli uomini con la barba, perché volevo disegnare Gesù, volevo disegnare Garibaldi, poi perché la bocca non è che mi riuscisse tanto bene senza baffi e la barba sopra. Ecco cosa disegnavo anche. Il Duomo di Pistoia con le righe bianche e nere, i marmi di Prato e di Carrara. Ma che volte sentiamo il nome? Quel giocare da bambino a fare e disfare muri, Scuffi se lo è portato adulto nella sua pittura. Le superfici dei suoi quadri, infatti, sono lisce, levigate, come il muro di una casa, o meglio, di una stanza. E la preparazione delle tele assomiglia molto al lavoro di un bravo muratore. Questi sacchi qui, l'ha comprato da un'asta, un signore di Prato, erano avanzati da quelli che Paolo VI aveva riempito di grano per buttare agli indiani, per darlo, dagli aerei, agli elicotteri lo scendevano. E lui fece un resto in un portante e tante e poi le comprai io. Anche questa è una bella canna, questa è canna bellissima, ma non ha il fascino di questa. Questa qui è una tela, rappresenta il mondo proprio. È il più antico amore, quello per la tela dei sacchi del caffè. Ed è emozionante vedere all'opera Marcello Scuffi nella preparazione delle superfici da dipingere. Chiamarle semplicemente tele è indubbiamente riduttivo. Sono i suoi muri da bambino, quelli che lo hanno aiutato a giocare e a sentirsi adulto. Il contatto con la fisicità della materia, il creare dal nulla un oggetto tangibile, da toccare e da maneggiare. Non ha mai voluto dipingere sulle tele che si vendono in commercio. Io cerco di fare la tela più simile al muro possibile. E questo è l'intento che avevo da ragazzo. Per quello poi faccio anche l'affresco, faccio tutto. Vedi che bella tela è questa. Ma prima di giungere al risultato voluto, Scuffi ha compiuto innumerevoli prove. A volte lavora sulla juta vera e propria, altre volte compra le tele commerciali, ma le gira. E sul retro della superficie ha
applica salvia e colla in vari passaggi. In questo la pittura di Scuffy è materica. Apparentemente una contraddizione per un artista che rende la tela liscia come una pista di ghiaccio, dove le dita che scorrono sul dipinto non inciampano neanche nel più piccolo grumo di colore. Eppure è materica, perché c'è materia sotto la pittura. Sabbia e colla, gesso e poi rasare, aggiungere di nuovo per poi levigare e pareggiare, lasciare asciugare e poi, solo dopo giorni, la tela pronta. Ma appunto non è più una tela, è un muro, è materia nel senso più letterale del termine. Alla fine, una carezza lieve sulla tela, liscia. Su questa materia, Scuffy distribuisce altra materia, il colore. Intorno al 1955 Marcello Scuffy inizia a frequentare la stazione di Pistoia. Accompagna il padre che fa il sarto quando va a comprare le stoffe in città. In quegli anni le ferrovie stanno introducendo le linee elettriche, ma ancora si riescono a vedere in funzione gli ultimi treni a vapore, ma ormai molti si fermano nei depositi. Qualche volta il padre, dopo l'acquisto delle stoffe, va a farsi una doccia nei bagni diurni. Quando mio padre mi lasciava qui è perché lui andava al bagno comunale a fare il bagno, come si dice a quei tempi, in casa non avevamo quello che serviva per fare un bagno, allora lui si faceva le docce là ai bagni comunali e lasciandomi qui io ero sempre davanti a questi treni immensi, allora funzionanti, rivedendoli ora lo struggimento mi prende proprio. Salirà su un treno soltanto nei primi anni 60, dopo aver compiuto 12 anni. Quello che mi suggeriscono questi treni purtroppo è una parola che qualcuno ha definito inutile, rimpianto. Il rimpianto di un'epoca felice, di un momento, eppure per tanti dà tristezza il lavoro, a me dà una felicità immensa essere tra queste cose che mi fanno ritornare bambino. Mi sento ancora bambino di fronte a queste cose, a queste università qui. È una felicità troppo grande, troppo. Si potrebbe anche piangere. Come soggetto pittorico, il treno è arrivato intorno al 1985. Sono anni che risentono molto del clima ideologico. Scuffy si appassiona alle canzoni di Francesco Guccini e inevitabilmente la locomotiva assume un valore non soltanto poetico, ma sociale, simbolico e politico. Treni, ma è un ricordo affettivo, non sono geometrie e basta, le geometrie sono tutti i miei quadri. E quindi ho tracciato le linee più del cuore che della ragione. Io avevo visto il treno, lo raccontavo ai miei amici. Gli dicevo, sono stato a Pistoia al Babbo, ho visto treni, ho visto qui, ho visto là. E io cerco di ridipingere ancora come nello stesso modo di come li vedevo. Allora, per un lungo periodo, tra la fine degli anni 80 e la metà degli anni 90, Scuffy abbandonò i treni, quasi non li dipinse più, non riusciva a dominarli, non li riconduceva dentro le linee e i volumi della sua pittura. Erano diventati difficili, troppo carichi di oggetti che inquinavano la leggerezza e la spontaneità iniziali, finché un giorno, di nuovo, scatta l'incantesimo. Mi ricordo era a casa, ho fatto un acquarello e con l'acquarello mi ha spiegato come si poteva fare a dipingere i treni e ora ne fa una versione più felice. Ho pensato nel punto un treno non deve essere che il ricordo di un treno, non un treno vero. E allora lo dipingo con lo stesso animo di un bambino che deve fare un treno perché la maestra gli ha detto fammi un treno, ecco, quindi lo dipingo con quello spirito lì.
Innanzitutto, quando comincia a dipingere, bisogna prima disegni. Il disegno non è tanto tanto preciso, è qualcosa sul quale devo improntare il lavoro. Quindi ci rimonto sopra, lo ridisegno dopo, se vedo che non manca qualcosa. Tanto il colore che viene, lo metto e poi lo tolgo con la stessa facilità. Io sono un pittore di forme, mi piacerebbe essere colorito, ma non lo sono. Certo, il colore fa composizione. Io cerco la composizione abbastanza perfetta, ma poi se da qualche parte stono un po', ci aggiungo colore o ne levo a seconda della necessità del quadro. Sempre dei punti nel quadro nel quale bisogna stare molto attenti. Nei treni la cosa più complicata per me sono le ruote. Se non dovessi dipingere le ruote come si vedono sui treni, sembra ruote di Barroccio, non mi piace. E allora devo fare una sintesi che dura, a volte mi riesce, a volte meno. Affronto scendendo le ruote. Quando arrivo al momento delle ruote si parla delle ruote. Felicità dell'esecuzione deve essere molto 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 più importante di quello che può essere il risultato finale, perché altrimenti non si spiegherebbe come io faccio un quadro oggi, domani voglio un quadro come quello, come riesce a farlo. Quindi è legato al momento, è legato alla felicità interiore che uno ha. Non adopero quasi mai, però è un colore che mi piace tanto, quindi mi limito a qualche particolare, ecco, diciamo così. Io sono per la pittura tonale, quindi, però il rosso come colore mi piace da morire, non per un gran colore, insomma. I quadri di Marcello Scuffi appaiono privi di vita, sospesi. Ma spesso questo immobilismo è rotto da un segno leggero, in alto, qualcosa che si sposta veloce in quel fotogramma così fermo. Siccome i quadri, tanti dicono, sembrano un po' troppo antichi, non sono tanto moderni, io ci metto sempre questa scia dell'aereo come l'unico vero momento di realtà. Non c'è una nuvola più bella di una scia dell'aereo. Tengo tanto a quello che si chiama andare in fondo, preferisco la potenza dei quadri, però i piani sostituiscono la profondità, cioè l'ultimo è il cielo, la montagna, la fabbrica, il treno, il muro e due binari in primo piano. La composizione diventa importante perché non la si ha solo attraverso di ma si ha dentro. Tu vedi il quadro quando è composto bene. Vedi le screpolature, il crascleo. A me sa che oggi ho fatto un gran bel quadro. Ho lavorato proprio bene, sono contento. Marcello Scuffi vive la sua infanzia in una famiglia serena. È il quarto di sei fratelli, quattro femmine e due maschi. Il padre, Remo, e la madre, Dora, hanno una sartoria. Sono molto stimati. Il padre abbraccia a livello locale l'attività politica nell'allora Democrazia Cristiana e nell'Azione Cattolica. Ha una profonda fede cristiana e spinge Marcello a studiare in seminario a Pistoia.
lo vorrebbe prete, ma Marcello in seminario finisce le scuole medie e dopo appena 2 anni di liceo classico abbandona gli studi. Hanno fatto male a portarmi a Tignano, perché c'erano donne, e c'era un seminarista bresciano che veniva con noi e mi insegnò tutto quello che fanno gli uomini e le donne dal principio alla fine. Sono andato a casa e sbavo, io c'è il seminario, c'è il giorno. E così è andata a finire. Grande tristezza per lui, Io pensavo che si prega. Questo in via Niccolò Puccini a Pistoia è il collegio dove Marcello Scuffi visse 5 anni della sua vita, dal 1958 al 1963. In questo cortile i ragazzi trascorrevano le ore del gioco. A 15 anni Scuffi lascia il seminario e decide di andare a lavorare. Grazie alle sue amicizie locali, il padre gli procura un impiego presso l'ufficio postale di Quarrata, ma Marcello rifiuta e va a fare il tappezziere. Cambia varie ditte e alla fine finisce nella fabbrica Lenzi, all'epoca la più grande azienda della zona di poltrone e divani. I proprietari gli chiedono di restare e gli offrono buone prospettive professionali, ma dopo la parentesi del servizio militare negli Alpini, a Silandro, in provincia di Bolzano, Scuffi cede al richiamo della pittura e lascia anche il lavoro in fabbrica. Frequenta saltuariamente il corso libero di nudo all'Accademia di Firenze, ma senza particolari entusiasmi. Io sono un ottimista, per natura. Anche quando ero un ragazzo ero un ottimista. Anche se ho fatto delle cose, mi hanno fatto fare delle cose che io sembrava di inventarci niente. Sono stato al seminario, il primo giorno volevo venire via. Mi hanno convinto a restare e ho sperato che andasse bene. Però dopo 4 anni sono venuto via, 5. E questo ottimismo mi ha salvato da tante cose. La paura di non andare avanti, di non riuscire a farcela. Fin tanto che facevo l'operaio, ero insieme a tutti i miei amici, da tutti i lavoratori, ero uno di quelli che me la cavavo bene. E poi quando sono rimasto solo pittore, mi mancava il gruppo. Poi mi sono sposato presto, il gruppo l'ho fatto con mia moglie. E ho cominciato a vivere di pittura. Scuffi, la donna che per tutta una vita ha condiviso le passioni e i tormenti di Marcello. Eccola a sporcarsi le mani di calce e sabbia per preparare un muro, quel muro dove finalmente Marcello potrà dipingere. La preparazione dell'affresco, tecnica antica e nobile della cultura pittorica, è tutta nelle sue mani. Ora con lo spolvero del cartone e sommi capi, ho questo sacchettino con un po' di terra dentro e mi ricalco le linee essenziali del dipinto. Ecco. E si parte. La cosa più importante sono i colori. Il colore dell'affresco deve essere umido ma che non goccioli come l'acquarello. Il tono dell'affresco deve essere sempre più scuro rispetto a quello che si pensa di fare, perché la calce poi farà sbiadire tutti i colori che ho messo sopra. Cioè, gli affreschi pesano 20 kg, un quadrettino così si fa un 70 per un metro per 600 kg. E come si fa a trasportare? Dove si portano? Come si fa? È per mantenere una tradizione, più che altro. Cioè, perché si deve smettere di dipingere l'affresco? È una cosa che dall'antichità, quando lo vetrifica, quando carbonatizza, come dicono tanti, non lo so come si dice, e ti dà una potenza questo che non c'è niente che lo possa dare. Perché per ora è così, è scuro, torbo, ma dopo quando vetrifica proprio diventa brillante, come non c'è niente di brillante nell'affresco. Cade solamente qualcosa e rimane attaccato lì, ma quello si porta via poi, quello vero. Forse questo vedere e non vedere certe volte è la cosa più bella che c'è. In questo momento l'affresco, purtroppo l'affresco, è finito. Non è finito perché? Perché ora via via che l'acqua lo tira dentro, piano piano si
diventerà tutto come se fosse vista attraverso una nebbia. I neri, i blu, i verdi, i grigi scuri, gli azzurri, diventano tutti più chiari, più soffici, e l'affresco, per quello che è, lo si vedrà dopo. Una volta finito il dipinto vero e proprio, ecco di nuovo Lia all'opera con il pennello imbevuto di colla di ossa. La colla serve per far aderire i cosiddetti cenci di nonna, nome antico, ma che vale a dire rettangoli di cotone, che vengono stesi a strati successivi. Faranno da supporto al pigmento che dall'intonaco fresco passerà lentamente alla stoffa, lasciando così l'impronta fedele del dipinto. A questo punto, il tutto viene messo a riposo per 5-6 giorni. Ci siamo conosciuti in una sala da ballo. Io avevo 14 anni e Marcello 16. È stato amore a prima vista, posso dire, per me. E poi siamo stati fidanzati 6 anni e ci siamo sposati nel 72. Fate la parentesi del militare, che io ho fatto il militare degli alpini, siamo stati sempre insieme. Diciamo che è stata una bella storia, e attualmente mia moglie mi aiuta anche nel lavoro. È una persona molto intelligente, molto esuberante, non ha via di mezzo, bisogna un po' capirlo, ecco. Anche se in principio lei non credeva che io potessi fare pittura, perché ho cominciato presto, ma lei aveva paura sempre che non ce la facessimo ad andare avanti. Infatti, dopo i primi 2 anni abbiamo avuto un periodo brutto, che non vendevo niente, ma io ci credevo, lei mi sopportava un po', poi ho cominciato a crederci, e la vita è andata avanti così. Quindi dai primi anni 90, io avevo già più di 40 anni, lei aveva 40, le cose hanno cominciato a cambiare. Io lavoravo, avevo una macchina da ricamo, e lavoravo, facevo i ricami su lenzuoli, coperte, tovaglie, queste cose qui, asciugamani. Era un bel lavoro anche il mio. I cenci di nonna vengono strappati dall'intonaco originario. Ora il dipinto è tutto sul cotone, ma al negativo. Ancora Lia e Marcello in scena, ancora con un pennello e ancora con altra colla, questa volta non solubile all'acqua. Sui 2 panni sovrapposti, strappati dall'intonaco, ne viene incollato un terzo, e sarà quello su cui si fisserà in modo definitivo l'immagine dipinta. Per far migrare il pigmento verso quest'ultimo strato di cotone occorreranno altri 2 giorni. Mia moglie aveva un'amica che andava a fare un corso da freschi proprio, quindi io ce l'ho accompagnata. Lei ha imparato gli intonaci, a mettere il cencio di nonna, a strapparlo, a pulirlo, e io praticamente dipingevo e basta, e lo ritoccavo alla fine. È stata lei proprio la spinta decisiva per fare questa festa. Alla fine viene versata dell'acqua calda per far sciogliere la colla e poter togliere i 2 cenci di nonna. Piano piano, con delicatezza, ecco, su quel terzo panno di cotone è rimasto impresso il dipinto, con qualche piccola sbucciatura, qualche leggera chiazza, che Scuffi andrà poi a riempire di pigmento. Il panno viene messo in tiro su una tela ben steso. Da quel primo strato di intonaco che Lia aveva steso sulla tegola, alla fine sono trascorsi 10 giorni. Il destino artistico di Scuffi si compie a 24 anni, nel 1972, quando incontra Salvatore Magazzini, anche lui pittore in erba, più giovane di Scuffi di 7 anni, ma già con una sua attività pittorica. Magazzini abita a 50 metri da lui. Si incontrano per caso, ma subito scoprono di avere la stessa passione. Questo è il punto da dove ho visto per la prima volta venire Salvatore Magazzini. Scendeva giù a comprare il pane. Le mattine veniva, lo salutavo. E poi piano piano abbiamo fatto
quella che si dice una conoscenza vera e propria, che poi è diventata un'amicizia, un sodalizio artistico. Da lì è cominciato proprio tutto. Abbiamo fatto le prime mostre insieme, ci siamo confrontati per la prima volta sulla pittura, sull'arte, su quello che si sentiva veramente. Magazzini capisce che Marcello Scurfi desidera fare il pittore a tempo pieno. Lo sprona, lo aiuta nel prendere una decisione e in qualche modo lo introduce in quel mondo. Dipingono ed espongono assieme per qualche tempo. Scurfi smette di disegnare soltanto cavalli e uomini con la barba e, accanto a un appassionato della luce come Magazzini, scopre il colore. Le prime mostre di Scurfi avvengono in ambito locale. In particolare le primissime si tengono a Poggio a Caiano, a pochi chilometri da Quarrata. Nel 1972 c'è l'incontro con il pittore pistoiese Remo Lazzerini. Per Scurfi quella frequentazione rappresenta una svolta decisiva. È cambiato la vita, mi ha insegnato cos'era la pittura, l'etica della pittura e del pittore. Per un pittore ci vuole un mercante, mi diceva, perché tu devi essere sempre concentrato sulla pittura. E il primo me l'ha presentato lui, era un mercante di Calenzano che aveva una galleria a Porte dei Marmi e mi ha comprato i primi quadri. La pittura di Scurfi vira decisamente verso un tono compositivo più equilibrato. I riferimenti diventano Giotto, Piero della Francesca, Masaccio, Paolo Uccello. A quel mondo Scurfi impara a guardare per trovare la ragione della sua arte, una sorta di rivisitazione moderna del Quattrocento toscano. Ha detto che il Quattrocento era la cosa più importante della pittura da quando la gente ha preso pennelli in mano, diceva proprio così, perché al Quattrocento si sono rifatti tutti i pittori del Novecento italiano. L'insegnamento di Remo era prettamente teorico, non mi faceva vedere come si dipinge, non mi prendeva il pennello in mano, non ritoccava i miei quadri, non faceva niente di questo, anche perché lui diceva che le composizioni mie erano il massimo delle prime e lui mi consigliava in questo. Quando vide primo circo dipinto, mi disse, vedi Marcello, tu dovresti fare quasi sempre circhi, se non solo circhi, perché poi tu sarai riconosciuto come un pittore che dipinge circhi. E io questa cosa qui, dal principio non la tenevo di conto, perché mi sembrava di non essere un pittore a svolgere solamente un soggetto. Aver conosciuto Lazzarini per me ha significato veramente passare da una vita a un'altra, da essere un ragazzo a essere un uomo, una vera linea di confine. Tra il 2005 e il 2009, Lia e Marcello hanno condiviso un complicato periodo di malattie molto serie che a turno mi hanno aggrediti con meticolosa alternanza. Sembrava un incubo. Ancora insieme, ancora con determinazione e ottimismo, hanno affrontato e sconfitto la malattia e soprattutto quell'atmosfera di tragico fatalismo che inevitabilmente aveva iniziato a invadere le loro esistenze. Ne sono usciti ancora più uniti. Ma già prima della malattia, Scurfi aveva conosciuto un altro lungo periodo buio, tra la fine degli anni 70 e il 1989. Le difficoltà nella vendita dei quadri si ripercuotevano nel suo stile di vita. Si era incupito, frequentava più del dovuto bar e tavoli da gioco. Il suo ottimismo sembrava non servirgli più. Anche i quadri apparivano diversi, quasi irriconoscibili. Provò a cambiare toni e soggetti, ma i risultati furono ancora più deprimenti. Ho avuto dei periodi abbastanza tristi, poco felici. È stato dal 1977 fino al 1990, perché i miei quadri non li compravano, non so perché, ma non li compravano.
quindi ci è voluta tutta la volontà di mia moglie di sopportarmi, perché io volevo fare pittore, insomma. Mi ricordo, mi si dipinge il paesaggio, nature morte, per dipingere persiane rotte, marine cattive, colori tristi, colori tristi non è una brutta cosa, ma non miei, non veri. Il filo conduttore dell'arte di Scuffi resta anche in quei lunghi e difficili anni il ricordo, o meglio, i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza. E proprio la capacità di fissare in modo netto i luoghi e soprattutto alcune date della sua vita gli ha dato la possibilità di aggrapparsi con concretezza al mondo reale, scandito da un succedersi di eventi memorabili. Tre volte che vado al controllo medico e mi dicono va tutto bene, quelle sono date importanti. Beh, ce ne sono tante di date nella mia vita che hanno cambiato la mia vita. Il giorno che mi sono sposato, il giorno che ho incontrato Remo Lazzarini, ma io una